adesso a Bocchi abbiamo avuto modo qualche anno fa di incontrarci e ritrovarci dopo un po' di tempo qui a Biella, e ancora è sempre molto interessante, molto emozionante. Nel tempo che, come dire, trascorreva prima di questo incontro, ci siamo confrontati su alcune idee, su alcune ipotesi, magari, chi lo sa, di lavoro futuro, e ci sono delle buone premesse. Vediamo oggi che cosa scaturisce da questo incontro, poi si vedranno. Lo ringrazio ancora e lascio lui la parola. Sì, beh, penso che lo spirito di questa iniziativa è anche gettare dei semi, perché chiaramente poi le conferenze non si dovrebbero chiudere in se stesse, no? Ma devono aprire dei discorsi, a maggior ragione adesso che oggi io cercherò di fare due cose, no? Che magari si salterà, diciamo, da una cosa all'altra, però penso che per la fine vedrete che c'è una coerenza precisa. Cioè, da un lato, vabbè, volevo parlare di certi aspetti, no? Filosoficamente e scientificamente rilevanti delle scienze del vivente oggi, no? Che alcuni più noti, alcuni meno noti, ma che hanno fatto scorrere tantissime pagine. Però la cosa più specifica in questo contesto è che tutti i temi di cui parlerò, che fondamentalmente sono quattro, no? Che sono all'avanguardia nelle scienze del vivente, hanno interessato moltissimo chi si occupa di scienze umane, e particolarmente non solo, diciamo, dei teorici, ma anche quelli che io chiamo gestori dei sistemi complessi, no? Voi capite che chi gestisce la salute ha comunque delle convergenze, no? Da un lato, vabbè, con gli psicoterapeuti è chiaro, ma anche con gli urbanisti, gli architetti e gli educatori, no? Perché sono tutti gestori di sistemi complessi umani, e anche poi, come vedremo, con i tecnologi. E quindi c'è indubbiamente uno spirito del tempo che negli ultimi 50 anni ha portato a una convergenza, no, tra il pensiero biologico e il pensiero dell'umano, no? La qualcosa non è per nulla scontata, no? Perché se noi dovremmo aprire il discorso storicamente, no? Ma tutta l'età moderna, che ha avuto grandissimi sviluppi scientifici, però è stato dominato sin dal 600 da una fascinazione per l'orologio e per i congegni meccanici, no? Anche questo sono stati scritti tanti libri. Quindi anche le scienze del vivente e dell'umano sono state condizionate, e ancora oggi sono condizionate, dall'idea, no, che gli umani o i viventi, no, sono assimilabili a delle macchine, certo macchine molto complicate, sui generis naturalmente. Chiaramente l'esempio classico è quello di Cartesio, no? Che negava praticamente la stessa esistenza degli animali, no? In quanto paragonabili agli umani, no? Per Cartesio gli animali erano macchine, no? Ma qualche volta voi pensate, no? Dei testi settecenteschi, l'homme machine era, insomma, un tentativo, no, di vedere l'umano e il vivente attraverso gli occhi della meccanica. Ecco, oggi le cose sono molto cambiate, prima di tutto nella biologia stessa, ma anche nel dialogo tra la biologia e le scienze dell'uomo, anche perché, ma questo non ne parleremo, la fisica è diventata molto molto strana, quasi più strana della biologia, no? Però capite che allora dobbiamo avere la comprensione che le nostre metafore di fondo stanno cambiando, e che quindi certi sviluppi, diciamo, delle scienze del vivente in generale vengono usati in parte come metafora, in parte come chiavi di lettura di tanti episodi dell'umano, no? E vedremo un po' come accostarci a questo aspetto, no?
Ecco, faccio qualche altra precisazione. In primo luogo è difficile fare dei confini precisi delle scienze del vivente, perché in realtà da molti punti di vista la Terra è un sistema unitario, no? Che comprende sia gli esseri viventi ma anche certi parametri atmosferici, certi parametri fisico-chimici che sono stati influenzati dagli esseri viventi, no? La Terra senza la vita sarebbe molto diversa anche sulla base fisica. Quindi in un certo senso sarebbe più corretto chiamare geobiologia, no? Le scienze della Terra. Però vabbè, questo ve lo dico come precisazione. L'altra cosa è che ovviamente ormai tutte le scienze hanno una dimensione storica, no? Ma a maggior ragione la biologia, no? Che ha avuto la tradizione evoluzionistica darwiniana come momento fondante di tantissimi approcci. Quindi è chiaro che noi per studiare il vivente oggi dobbiamo sempre far riferimento, no? A che cosa è stato il vivente e a che cosa è stata la Terra. Ecco, detto questo, parto da un evento che è stato uno diciamo degli eventi di sviluppo della storia naturale che ha influenzato maggiormente anche i media e anche chi non si occupa in genere di storia naturale, di biologia. Ha avuto la copertina di Time, tanto per dirlo, no? E cioè la famosa scoperta, no? Che l'estinzione dei dinosauri è dovuta a una catastrofe globale che 65 milioni d'anni fa ha cambiato completamente le regole della biosfera terrestre per la caduta, no, di un asteroide gigantesco di 10 km di diametro. Ecco. Chiaramente questa cosa, come dire, tocca molto i bambini, no? I bambini per tutta una serie di ragioni psicologiche amano i dinosauri, no? Conoscono tutte queste cose. E io mi ricorderò sempre che mio figlio, quando era alla scuola materna, aveva 3 anni, discuteva con i suoi compagni dicendo insomma è arrivato un meteorite e i dinosauri sono morti, no? Cosa che magari molti miei allievi non sanno ancora, ma insomma chiaro, i bambini sono la nuova generazione. Però qual è la cosa interessante? Che fino al 1980 questa cosa che oggi sanno anche e soprattutto i bambini di 3 anni era assolutamente esclusa dalla visione evoluzionistica biologica, perché c'era una narrazione confortante, nel senso che la domanda perché si sono estinti i dinosauri dava adito al nostro orgoglio, in questo caso non di umani perché non c'eravamo, ma di mammiferi, perché la narrazione era questa, no? I dinosauri erano animali, per carità, degni. Il fatto che sono hanno dominato le terre emerse per un periodo lunghissimo vuol dire che erano ben adattati. Però poi siamo arrivati noi mammiferi che a poco avremmo avuto una competizione favorevole per noi e sfavorevole per i dinosauri. Insomma, ci sarebbe stata una competizione, no? Il modello darwiniano, lotta per la sopravvivenza, in cui noi mammiferi abbiamo vinto e i dinosauri hanno perso, no? Peccato che non c'è nessun indizio, no? La cosa interessante è che i manuali evoluzionisti chiudevano su queste cose qui, dice ne sappiamo troppo poco, però invece non abbiamo nessun indizio che sia successo una cosa del genere, perché addirittura i dinosauri vengono al mondo insieme ai mammiferi circa 230 milioni di anni fa, per un periodo di tempo lunghissimo, cioè fate il conto da 230 a 65 milioni di anni fa, un periodo che non riusciamo nemmeno
a visualizzare. I dinosauri hanno dominato la superficie terrestre e i rettili imparentati hanno dominato anche i mari e i cieli, mentre i mammiferi sì, sono sopravvissuti, ma sono sopravvissuti in nicchie, diciamo, marginali, che non potevano essere colpite dai dinosauri, no? I mammiferi fondamentalmente erano insettivori, quindi simili agli attuali topi, no? Avevano una vita notturna, infatti sono stati paragonati come i ratti del Mesozoico, e quindi per più di 100 milioni d'anni non c'è il segno di nessuna competizione tra i dinosauri e i mammiferi, perché non c'era partita, no? C'era da questo punto di vista una stabilità estrema, no? Poi è chiaro che le specie animali andavano e venivano, no? Però se guardiamo il grande gruppo dei dinosauri e dei mammiferi, no? Noi mammiferi eravamo marginali, i dinosauri dominanti. Poi c'è un fattore esterno, no? Che cambia le regole del gioco, e quindi c'è una catastrofe globale, no? Per cui avvengono dei rivolgimenti importantissimi che portano alla rapida estinzione dei dinosauri e al mantenimento dei mammiferi. Ecco. Adesso non possiamo andare nel dettaglio, poi ci sono dei particolari molto più dettagliati, però la cosa interessante è che da questo punto di vista, poi vedendo anche altri fenomeni di storia naturale, su cui magari torniamo alla fine se facciamo un dibattito, la storia naturale ha creato un modello di cambiamento molto interessante, no? Perché ci sono dei momenti di cambiamento relativamente di routine, relativamente quantitativi, no? E quindi c'è una sorta di stabilità lungo il percorso evolutivo, no? Nelle ecologie dominano i dinosauri anche per lunghissimi periodi di tempo. Poi ci sono momenti rapidissimi in cui le regole del gioco cambiano e quindi il cambiamento diventa qualitativo, no? Allora, questo modello poi ha messo in evidenza rispetto a una domanda che poi noi ci facciamo, no? Com'è il cambiamento in natura, no? Non puoi dire che è continuo o discontinuo, devi ragionare in maniera articolata, stratificata, complessa, no? Ci sono momenti in cui l'attività biologica è di routine e momenti in cui in maniera imprevedibile cambiano le regole del gioco, no? Ecco, non vi sto a dire come questo modello, per esempio, ha appassionato gli storici della tecnologia, no? Perché anche loro hanno trovato, diciamo, nella storia della tecnologia dei momenti rivoluzionari che nel giro di pochissimo tempo hanno trasformato le economie e hanno trasformato le società umane. Tanto per fare degli esempi che sono molto chiari anche a chi non si occupa di storia umana, no? Però pensiamo rispetto alla gestione dell'energia, quali sono gli eventi fondamentali della storia umana. Beh, fino a un certo punto l'unica energia che aveva a disposizione gli umani era l'energia umana, no? L'energia dei nostri muscoli e del nostro corpo. Per gran parte della storia umana le migrazioni che ci sono sempre state erano fatte a piedi e forse con la navigazione, no? Anche la navigazione è molto antica. La cosa impressionante è che il mondo è stato popolato in questo modo. Poi nel 4000 avanti Cristo, in una zona apparentemente marginale, cioè le steppe della Russia meridionale, è stato domesticato il cavallo. E il cavallo subito è stato
legato a un'altra innovazione che è la ruota, per dare un'emergenza, poi torneremo su questo aspetto perché è un filo conduttore del nostro discorso, il carro con cui gli umani trainati dai cavalli hanno potuto spostarsi molto più velocemente e anzi fare anche la guerra in maniera più efficace. La somma dell'energia umana e dell'energia animale continua a essere l'unica fonte energetica, no? Fino all'inizio del Settecento, quando inizia l'era dei combustibili fossili, no? E prima che arrivi il petrolio, prima che arrivino i gas naturali, è il carbone ed è il vapore, no? E noi insistiamo molto sulle rivoluzioni tecnologiche attuali, il computer, le auto, gli aerei, eccetera, eccetera. Però pensate che tutto è iniziato con le ferrovie a vapore e con le navi a vapore, no? Perché senza quello la mobilità umana del tempo presente non sarebbe stata possibile, no? Se noi vediamo la contrazione del tempo del pianeta che avviene i primi decenni dopo le ferrovie o i primi transatlantici, è incredibile, no? Tanto per dire una cosa, già negli stati nazionali europei la maggioranza delle persone non aveva mai viaggiato prima della nascita delle ferrovie. Alla fine dell'Ottocento c'è una notevole mobilità. Ecco, vabbè, da questo punto di vista noi possiamo pensare che siamo sulla fase storica, e speriamo, perché se no moriremo tutti, no? In cui c'è una transizione tra le energie fossili e le energie rinnovabili. Comunque capite che anche da tutti questi punti di vista la storia non è un percorso lineare, no? È fatto di momenti di, ripeto, di relativa stabilità e momenti invece in cui c'è l'innovazione, in cui c'è la creazione, in cui avviene qualcosa di nuovo, no? E questo, secondo me, è una chiave molto interessante anche per comprendere i percorsi di apprendimento e la vita quotidiana, no? Perché quello che vale a livello fisico, no? Che vale sulle tecnologie o sugli esseri viventi, vale anche a livello mentale, no? Tutti noi hanno l'esperienza, no? Sul piano scientifico è chiaro, anche sul piano scientifico, no? Sapete che c'è questo concetto rivoluzioni scientifiche, è molto importante anche lì. Stabilità per 2000 anni, si pensava che il sistema solare fosse fatto in un certo modo, poi nel giro di un secolo, nel 500 da Copernico a Galileo, si trasforma tutto quanto. Però andando nel piccolo, cioè nel piccolo dei percorsi d'apprendimento, noi ci rendiamo conto che qualunque individuo ha dei momenti di apprendimento secondo modelli consolidati e poi ci sono dei momenti in cui i modelli consolidati vanno in crisi e c'è bisogno di elaborare nuovi modelli. E da questo punto di vista, in fin dei conti, vale un discorso per cui il microcosmo dell'umano è molto simile al macrocosmo della storia, perché se ognuno di noi vede il suo percorso professionale o addirittura il suo percorso personale, si rende conto che questa alternanza tra stabilità e tra virgolette rivoluzione, o se vogliamo tra cambiamento continuo e discontinuo, non avviene solo nel corso di una vita umana, ma avviene spesso anche nel corso delle singole giornate, no? Quante volte noi ci innamoriamo dei modelli che funzionano, no? Quindi noi non sbagliamo a attivare dei modelli che continuano a funzionare, ma dobbiamo anche avere la consapevolezza che questi modelli possono, e in maniera più estrema, devono tradirci, no? Non c'è mai
la sicurezza che il modello che è funzionato oggi possa funzionare domani. Questo è anche un vecchio problema filosofico, no? E chi conosce queste cose lo sa benissimo, no? Quindi questa è una grande sfida, no? Perché la cosa interessante che ci dice ancora il dibattito sulla discontinuità nella storia naturale è che abbiamo un po' una risposta del perché i dinosauri sono morti di fronte a una crisi ecologica e i mammiferi no. Perché i dinosauri erano molto ben adattati al loro ambiente. Ma quando l'ambiente è cambiato completamente, cioè non si è trasformato gradualmente, ma tutta la Terra è stata, messa sotto sopra e quindi c'è stata una discontinuità ecologica, allora le abitudini dei dinosauri sono diventate degli impacci, no? La cosa fondamentale in questo caso è la dieta, perché i dinosauri erano molto adattati alle catene alimentari tradizionali, basate sulle piante, quindi gli erbivori mangiavano le piante, i carnivori mangiavano gli erbivori. Ma sapete, la caduta dell'asteroide ha creato una crisi, a parte l'impatto, no? Ma anche se eri dall'altra parte del pianeta, la polvere è andata in circolo per l'atmosfera e per anni la luce del sole è arrivata pochissimo sulla Terra. Quindi le piante praticamente sono state le prime a subire uno sconvolgimento e lì tutta la catena alimentare è crollata. Siccome i mammiferi si nutrivano invece di insetti o di bacche, cioè di cose marginali rispetto alla catena alimentare, sono riusciti a sopravvivere in maniera relativamente tranquilla, e qui vale proprio il detto: gli ultimi saranno i primi. Allora, qui è stata fatta tutta una riflessione, no, sempre sugli storici della tecnologia o dell'organizzazione, che nei momenti di routine prevale lo specialismo, ovviamente l'adattamento a un ambiente specifico. Nei momenti di crisi prevale il generalismo, cioè prevalgono i soggetti che magari nel momento tradizionale erano marginali e che invece adesso diventano gli unici che possono sopravvivere, no? Chiaramente non dobbiamo fare delle meccaniche trasposizioni tra questo aspetto e gli aspetti umani, perché gli umani hanno la consapevolezza che possono succedere discontinuità, no? E qui però dobbiamo porci il problema se veramente questa consapevolezza noi l'abbiamo, no? Allora, un messaggio molto forte, ripeto, questo vale per tutti i gestori dei sistemi complessi, è che noi abbiamo abitudini, routine, modi di impostare i problemi, modi di comunicare, che sono validissimi, assolutamente validi, che però hanno in se stessi i limiti della loro validità, no? Questa cosa è chiamata la sindrome del successo, no? Ed è molto chiara a tantissimi livelli del mondo umano, no? Ecco, dobbiamo renderci conto che questa sindrome del successo, che ha delle radici anche nel mondo naturale, è un fenomeno da cui non possiamo prescindere, no? Qualunque cosa ha successo nel nostro mondo è destinata a essere messa in discussione. E qui entra in gioco, no, la seconda parola chiave su cui voglio discutere oggi. La prima parola chiave è discontinuità, l'avete visto, chiamiamolo rivoluzione, chiamiamolo imprevisto, chiamiamolo soglia di tipo qualitativo, insomma nel mondo a tutti i livelli le regole cambiano. Il secondo aspetto qual è? È il fatto che il modo migliore per agire a questa struttura del cambiamento
che sembra proprio molto generale rispetto alla storia naturale, alla storia umana, è quello che si chiamano ridondanza. Perché voi intuite, no, precisamente che avendo più modelli, avendo una famiglia di modelli, allenandosi a vedere le cose da diversi punti di vista, e qui è il discorso, una delle definizioni di complessità usata anche tecnicamente è che un sistema è complesso quando per la sua descrizione bisogna usare più linguaggi e vedere più punti di vista, no? Da questo punto di vista ogni oggetto è complesso, no? Perché noi non riusciamo ad avere la percezione di un oggetto in due dimensioni staticamente. Noi per costruire l'idea dell'oggetto ci dobbiamo girare attorno, no? E questo vale per tutti gli oggetti del nostro apprendimento, no? Quindi, se vogliamo, questo tipo di apprendimento impone il movimento, no? Lo sapete benissimo che il movimento ancestrale in tutti i bambini, no? E naturalmente se il bambino non può muoversi, non riesce a costruire l'idea dell'oggetto, no? Questo vale anche per gli oggetti complessi di cui noi ci occupiamo. Se non vediamo un oggetto da punti di vista differenti, è chiaro che l'oggetto ci smentirà, naturalmente. In fin dei conti, un oggetto è complesso perché siamo noi a renderlo complesso, ma chiaramente questo è un modo di procedere necessario. Ecco, detto questo, volevo parlarvi di un'altra sorpresa della biologia contemporanea. Questa è un po' meno nota della storia naturale fatta di continuità e discontinuità, ma negli ultimi anni, no, decifrando il genoma umano, abbiamo scoperto tante cose, no? Allora, voi forse saprete, no, che parlando di genoma umano c'è un equivoco abbastanza che fanno anche i giornalisti, ma tante volte anche la divulgazione scientifica. Perché la domanda che cos'è un gene può avere tante risposte, no? C'è un problema anche molto tecnico, ma qui non insistiamo a questa cosa. La risposta più generale è, vabbè, un gene è una sequenza di DNA che sta nei cromosomi, nei nuclei cellulari, no? Quindi gene come sequenza di DNA. Una risposta più precisa è che il gene è una sequenza di DNA che codifica le proteine via codice genetico. Bene, le due cose non sono assolutamente assimilabili l'una all'altra, anzi, questa è stata una delle grandissime sorprese della decifrazione del genoma umano, perché fondamentalmente i geni in senso stretto, cioè quelli che codificano le proteine, sono il 2% delle sequenze del DNA del genoma. Il 98%, secondo categorie diverse, non è tutto la stessa cosa, anche qui ho dei lucidi, magari poi vediamo di parlarne più in dettaglio, no? Ma il 98% sono sequenze di DNA che non codificano proteine, e molte di queste sequenze, non tutte, molte, sono il ripetersi delle sequenze geniche in un numero incredibile di copie, no? Decine di migliaia anche, no? Oppure centinaia, cioè nel genoma si continua a copiare le stesse sequenze, quando ne basterebbe una, no? Per fare la funzione col mondo esterno, no? Allora la domanda è, cioè, è possibile che la vita sia così barocca, sia così sprecona, diciamo così? Ecco, non dimentichiamoci una cosa che dobbiamo prendere molto sul serio, e per questo la metafora dell'orologio non funziona.
La vita è ininterrotta sul nostro pianeta da 3 miliardi e 800 milioni d'anni. Quindi è il sistema non solo più complesso, ma di maggiore successo sul nostro pianeta. Quindi qualcosina la logica della vita dovrebbe ispirarci, no? Ecco, da questo punto di vista ci sono state delle enormi sorprese negli ultimi decenni, no? Perché quando si è scoperto, no, che il genoma era tutto fuorché qualcosa di, non dico solo di semplice, ma anche di dominabile, prima si è iniziato a dire ma che cos'è questo DNA, no? È stato dato anche negli anni '80 un appellativo non proprio piacevole, cioè junk DNA, che vuol dire ciarpame, robaccia, scarto. Adesso che sono passati 30 anni la pensiamo molto diversamente. In realtà questo DNA ha la funzione, ha tante funzioni, però quella più evidente, che non è unica, però è molto evidente, è che c'è tanto DNA perché la maggioranza del DNA non serve al momento presente, ma è l'investimento per i cambiamenti futuri, no? Perché dei geni che attualmente sono adattati a questo ambiente possono portare l'individuo e la specie a un disadattamento nell'età futura, no? Ma se noi abbiamo più copie dello stesso gene, al momento presente basta la copia diciamo standard, che quindi continua a produrre, essere alla base della sintesi proteica, ma le copie diciamo aggiuntive, siccome non servono al momento presente, hanno la capacità di mutare più facilmente, no? Perché siccome in qualche modo sono silenti, non servono al presente, sono un investimento per il futuro, no? Ci sono, se pensate, no, le coppie che al momento fanno qualcosa, quindi che partecipano alla sintesi proteica, è bene che mutino poco, no? In genere le mutazioni di queste, dei geni in senso proprio, sono molto limitate, perché in genere le mutazioni sono negative più che positive, ma c'è tanta parte del DNA che non ha la funzione di essere utile al momento presente, ma che diventerà possibilmente utile in un momento di grande cambiamento, no? Allora, cos'è la cosa per noi incredibile? E questo però spiega che cos'è la logica della vita, che il genoma attuale, nel genoma dei procarioti, dei batteri, è tutto molto più semplice, ma più il genoma si è evoluto e più ha investito sul futuro rispetto al presente, no? Per cui il genoma è praticamente un esempio geniale di efficienza e di efficacia. Che cosa vuol dire? L'efficienza nel momento presente e l'efficacia sul percorso evolutivo. Ora, per noi è molto strano questo discorso, perché chiaramente in un'organizzazione in cui ci sono 100 persone e 2 lavorano per il presente e 98 per il futuro, diciamo questa organizzazione è condannata, no, ad essere antieconomica. Però è chiaro che tutto questo, il genoma, è un prodotto di miliardi di anni di evoluzione, quindi è chiaro che i tempi umani sono molto diversi. Però quello che ci unifica è l'idea che per forza di cose qualunque organizzazione deve essere duale, no? Perché è chiaro che noi abbiamo delle sfide a tempi brevi, però non ci rendiamo conto che qualche volta uno dei difetti della nostra società
E che per realizzare cose a tempo breve scassiamo la prospettiva sui tempi lunghi, no? Qui dovremmo imparare qualcosa dai nativi americani, che quando dovevano fare un'azione pensavano quali sarebbero state le generazioni, gli effetti sulle generazioni future da lì a 8 generazioni, no? Adesso noi il problema è che tanti, beh, non solo i politici, però anche le aziende, no, che hanno bisogno, fanno il budget trimestrale e così via, no? La nostra è una società che è affascinata dai tempi brevi, no? E questo è un aspetto enormemente antibiologico. Io non dico che dobbiamo copiare la cellula, no? Però dobbiamo tenere presente che, ripeto, la vita funziona da miliardi d'anni, perché ha un'intrinseca ridondanza non solo nel genoma, ma anche nella biosfera, no? La domanda: ma come mai esistono così tante specie animali, no? Come mai c'è così tanta diversità in natura? Ebbene, la diversità è una garanzia che di fronte alle varie crisi ci sia una reazione positiva, no? E qui arriviamo a un terzo aspetto in cui la genetica e l'evoluzionismo sfidano i nostri modi di pensare, cioè la domanda: che cos'è l'innovazione, no? Perché, vabbè, è una domanda chiaramente molto generale, che dovrebbe essere trattata in ogni ambito. Però quello che ci dice il genoma è che buona parte dell'innovazione, anzi forse la massima parte dell'innovazione, avviene non partendo da zero, no? Ma avviene quando c'è del materiale che viene trasformato e risignificato, no? Questo è molto chiaro nel genoma, perché una parte di DNA che non ha funzione alcuna, a un certo punto, con certe mutazioni, può diventare un gene molto importante, no? Ma questo avviene in natura a tutti i livelli, no? Perché nell'evoluzione praticamente la storia ti crea sempre dei vincoli, no? Facciamo l'esempio dei cetacei, delle balene, no? Le balene sono tornate al mare, ma non hanno potuto regredire la loro respirazione, non sono rinate le branche alle balene, piuttosto le balene continuano a respirare andando in superficie, hanno adattato il loro modo di vita, no, ad essere dei mammiferi che vivono nel mare, no? Cioè ogni volta che facciamo innovazione noi partiamo da vincoli precedenti e risignifichiamo tantissime cose, no? Questo tra l'altro ha affascinato molto, tanto per parlare dei gestori dei sistemi umani, gli urbanisti e gli architetti, no? Voi sapete che oggi buona parte delle città contemporanee sono basate sul paradigma del riuso, no? Ormai è finita l'età in cui, come purtroppo si è fatta negli anni 70 e 80 da tante parti, di radere al suolo e di ricostruire cose che spesso sono peggiori di quelle rase al suolo, no? In particolare negli ultimi decenni, no, si è posto il problema di che farne delle fabbriche che sono state abbandonate, rimaste senza funzione economica. Bene, se voi girate soprattutto per l'Europa vedete che ci sono degli esempi magistrali di riuso delle fabbriche, per esempio per finalità culturali o professionali o universitarie. Ecco, in questo senso, no, per esempio nelle nostre città a livello microcosmico avviene quel dramma che a livello macrocosmico avviene sui tempi molto lunghi della biologia, cioè che tantissime delle strutture o del genoma o anche degli organismi sono
qualcosa che è nato per una funzione e che poi viene risignificato e reinterpretato, no? Allora pensiamo anche qui, facciamo sempre questa operazione mentale di guardarci attraverso queste lenti, no? Capite benissimo che tante competenze che noi sviluppiamo per una funzione, magari per nessuna funzione, ci piacciono delle cose, poi diventano decisive per il nostro percorso professionale, no? Perché noi abbiamo avuto, magari in altri momenti, magari nella vita privata, o magari perché ci piacciono certi linguaggi, abbiamo letto dei romanzi, abbiamo delle situazioni nel cinema e così via, certe esperienze che non riteniamo professionali improvvisamente fanno dei cortocircuiti nella nostra mente e ci diventano decisivi per superare le crisi professionali, no? Chiaramente questo è un discorso trasversale a tutte le attività umane, no? E l'idea di fondo è che più linguaggi disponiamo, più ridondanza abbiamo per costruire dei modelli in grado di reagire alle crisi e ai cambiamenti, no? Quindi io credo che questo vocabolario, discontinuità, innovazione, ridondanza, sia un vocabolario davvero che mette insieme le scienze del vivente e le scienze umane. Però vorrei anche, per parlare con voi di questi temi, introdurre forse l'aspetto più importante che tocca anche poi più direttamente la questione, sì, della gestione dei sistemi complessi, ma anche della cura, cioè il concetto di emergenza. Ovviamente emergenza non nel senso che usiamo tradizionalmente, no? Cioè che avviene un fatto imprevisto e perturbante, ma nell'idea, no, che alcuni di voi sapranno, rispetto al linguaggio dei sistemi complessi, alla teoria dei sistemi, che nella storia naturale e nella storia umana il tutto è maggiore della somma delle parti, cioè che quando i sistemi sono particolarmente ricchi di attori, la loro rete di comunicazione genera un nuovo sistema che ha un comportamento indeducibile da quello delle parti. E questo è un tema proprio filosoficamente centrale, ma anche professionalmente centrale, cioè che la relazione è fonte di innovazione, no? E questo nella storia naturale è costante, cioè nella storia naturale si creano livelli di sempre maggiore complessità perché i sistemi più semplici entrano in costante relazione l'uno con l'altro. Facciamo l'esempio classico: che cos'è la vita? Chiaramente, se noi volessimo dire di tutto ciò che definiamo come vita oggi, qual è il nucleo della vita? Non ci riusciremmo mai, no? Perché la vita è fatta da molecole, nessuna delle quali è vivente nel senso proprio, no? Se noi, il DNA non è vivente in quanto tale, le componenti chimiche e fisiche del nostro organismo non sono viventi. Quello che rende il vivente come tale è l'organizzazione, cioè il fatto che le relazioni tra le molecole, tra le parti di un organismo, si chiudono su se stessa e, come ha detto per esempio quei guanti scienziati filosofi Maturana e Varela, sono di tipo autopoietico, cioè ogni aspetto produce, si crea un circolo virtuoso. Bene, come è nata questa cosa? Beh, è nata perché probabilmente sulla superficie terrestre di 3 miliardi e 800 milioni d'anni fa c'è stato un periodo
che per noi è enormemente lungo, ci dicono gli storici della natura, però è relativamente breve se visto da un altro punto di vista, ma diciamo parecchie decine di milioni di anni, circa 150 milioni d'anni, in cui sulla Terra c'erano tantissime molecole che potevano interagire l'una con l'altra, e interagendo l'una con l'altra poi hanno creato le prime forme di vita autopoietiche, in cui appunto una molecola produceva un'altra molecola e la catena si chiudeva su se stessa, finché sono nate le prime cellule. Allora, qui questo è un aspetto importante, perché nascano nuovi comportamenti o nuovi sistemi complessi, quindi il sistema vivente, ecco, questo è l'esempio classico, ci vuole tanto tempo e tanta diversità. Per tempo ce n'è stato a sufficienza, no? Diversità ce n'è stata molta, perché nella Terra primigenia non c'erano solo tante molecole biochimiche, ma erano anche molto diverse l'una con l'altra. Diciamolo in altri termini, che l'emergenza di un nuovo sistema, in genere più complesso e di grado più elevato, è garantito solo se ci sono tante interazioni tra i componenti di un sistema. I componenti di un sistema sono diversi l'uno con l'altro ed entrano in molte relazioni l'uno con l'altro. Detto ancora in altri termini, l'innovazione è funzione della qualità e della quantità delle interazioni, no? E qui c'è una sfida molto forte, no? Perché capite che in ogni sistema umano la relazione e l'interazione sono elementi non marginali, sono elementi decisivi. Se noi vogliamo creare un sistema che possiamo dire di qualità, o addirittura possiamo dire di cura in termini generali, noi dobbiamo creare le condizioni in cui ci siano molte relazioni tra i soggetti, molte relazioni tra i linguaggi, molte relazioni tra i molti che siamo dentro di noi. E qui entriamo in un altro aspetto fondamentale, no? Perché noi dobbiamo iniziare a capire che noi siamo molti, no? Questo è la lezione, no, che ci danno le neuroscienze, che ci dà appunto anche Varela, ha studiato queste cose. Cioè, il nostro cervello, come i nostri moduli comportamentali, non è unitario. Noi siamo soggetti plurali e non omologati su un unico linguaggio. Allora, capite che la domanda, per chi vive in contesti organizzativi anche potenti e pieni di crisi, è: quanti linguaggi, quante competenze, quanti moduli cerebrali vogliamo mettere sul campo? Vogliamo interagire con gli altri come se fossimo un unico individuo dominato da un unico pensiero? Oppure vogliamo interagire con gli altri nella pluralità loro, perché ci facciamo vedere nella pluralità nostra, no? E l'altro giorno parlavo con una mia collega che è psicoterapeuta, no? E lei dice che proprio il punto base, no, della psicoterapia è quando il paziente, o cliente che dir si voglia, inizia a capire che te sei una persona come lui, con le solite abituali incertezze, con le abituali passioni, con l'abituale ricchezza, cioè che non sei più, come dire, solo il ruolo, rimani anche il ruolo naturalmente,
ma nello stesso tempo sei affine al cliente in tantissimi modi di interazione, in tantissimi linguaggi. Cioè il punto chiave della psicoterapia, ma io posso dire per mia esperienza, il punto chiave dell'educazione è quando la relazione non è più uno a uno, ma è molti a molti, no? Perché l'altro ci aiuta a vedere noi stessi come un sistema complesso, no? E quindi questo è un elemento fondamentale della filosofia della cura, che prescinde, diciamo, da quale cura, perché evidentemente, no, lasciando stare gli psicoterapeuti, lasciando stare il vostro mestiere, no, ma anche l'educatore fa una funzione fondamentale di cura che è di tipo sociale, è quasi un motivatore sociale, no, che affronta anche con coraggio le patologie dei nostri tempi, no? Quindi da questo punto di vista, diciamo, le professioni di gestione dei sistemi complessi sono veramente interagenti, no? E qui ovviamente affrontiamo, voi vedete che tra parentesi, non lo faccio apposta, non l'ho fatto apposta, ma iniziamo a vedere quali problemi esistono nella società d'oggi che hanno generato delle patologie organizzative che rischiano, come dire, di farci andare completamente fuori strada. No? La prima patologia, ve l'ho detto, breve e lungo termine, no? E perché devono essere in contraddizione questi due termini, no? E perché non possiamo fare le cose bene sul breve periodo, cercando di non scassare il lungo periodo, che è connotato da altre cose, no? È chiaro che il lungo periodo è più connotato del breve, dell'imprevedibilità. Noi non sappiamo le cose che sul lungo periodo ci verranno utili, no? Può darsi che delle cose che adesso riteniamo totalmente marginali nella nostra vita e nella nostra pratica saranno il centro del nostro interesse successivo. Allora chiaramente non dobbiamo fare azioni antieconomiche, no? Però dobbiamo capire che la maggior riserva di ridondanza nelle professioni siamo noi stessi, no? Noi non dobbiamo pensare che siamo paragonabili a un genoma, no? Però noi abbiamo la capacità di essere individui a più linguaggi, a più modelli, a più esperienze, no? E questa è una prima sfida che credo sia trasversale a tutti i contesti organizzativi. Poi la seconda sfida, vabbè, l'ho detta molto chiaramente, no? Che il tempo e la diversità sono fattori incomprimibili perché avvenga qualcosa di nuovo. E se noi comprimiamo troppo il tempo e la diversità, qualcosa di nuovo non avviene, no? Qui bisognerebbe fare un discorso più dettagliato su che cosa ha dato alla scienza e alla filosofia un autore che tutti crediamo di conoscere, ma che non è così banale conoscere, Charles Darwin, no? Beh, se noi vediamo il messaggio filosofico più profondo, è che lui ha sottolineato che si può dare evoluzione soltanto se c'è tanto, tanto tempo e tanta, tanta diversità. Perché lui è stato il primo ad avere un'intuizione geniale, che tutti gli esseri viventi sulla Terra oggi hanno un'origine comune. A suo tempo questa cosa era assolutamente incomprensibile, ma soprattutto inverificabile. Negli ultimi decenni, solo negli ultimi vent'anni, con gli alberi genealogici fatti analizzando il genoma delle varie specie, sembra che questa cosa sia sufficientemente vera. Allora Darwin chiude il suo libro L'origine delle specie dicendo
che fondamentalmente l'antenato originario doveva essere un organismo molto semplice, no? E da questo organismo molto semplice sono venute le infinite forme bellissime e ben adattate del mondo contemporaneo. Ecco, per Darwin quello è successo perché l'evoluzione ha avuto tantissimo tempo a disposizione, no? Darwin ha avuto gravi controversie con i suoi contemporanei, soprattutto con i fisici, ma anche con quelli che si definivano darwinista, perché per lui il tempo dell'evoluzione non si poteva che misurare in centinaia di milioni di anni. Oggi noi sappiamo qualcosa in più, lo misuriamo in 3 miliardi e 800 milioni d'anni, ma comunque lo schema concettuale di Darwin era validissimo. Invece i suoi contemporanei, per tutta una serie di ragioni, non l'hanno mai capito perché riducevano di molto questo tempo. Ma lui ha compreso che ovviamente da un batterio all'essere umano ci sono tantissimi gradi di complessità. E questi tantissimi gradi di complessità sono l'emergenza di tutti questi sistemi innovatori, perché è chiaro che un animale non è un batterio, è già un sistema estremamente complesso, ha bisogno di tantissimo tempo e che questo tempo non è particolarmente comprimibile. Un'altra rivoluzione di Darwin è la diversità. Perché lui ha compreso, senza conoscere niente di genetica, che l'evoluzione c'è perché ogni individuo è diverso dall'altro. E la diversità non è un impaccio, ma è la precondizione perché ci sia l'evoluzione. No? Oggi noi questa cosa la sappiamo benissimo perché noi sappiamo che ogni individuo è diverso dall'altro geneticamente. Poi sappiamo che non solo questo, ma che poi i geni si accendono e si spengono, tra virgolette, a seconda del momento della vita e che l'accensione e lo spegnimento è influenzato da aspetti esterni. E poi ovviamente sappiamo che buona parte delle nostre caratteristiche non è genetica, ma invece appresa nel percorso di vita, no? Quindi se anche, per dire, i gemelli monozigoti hanno una unità genetica, però nel momento stesso in cui sono due, il loro percorso di vita, se anche gli vesti allo stesso modo, se anche vivono nello stesso ambiente, è per forza di cose diverse. Quindi immaginiamoci, no, la diversità di tutti gli esseri viventi che sono vissuti dalle origini al nostro giorni. Allora la domanda inquietante è noi che ne facciamo oggi del tempo e della diversità? Nel senso che capite che noi abbiamo tutta una metafisica dell'accelerazione, della rapidità e in termini un po' più negativi della fretta, naturalmente. Chiaramente qual è il grosso problema dell'accelerazione della fretta? Che ci fa collassare su operazioni di routine, che sul primo momento funzionano, ma che poi ci rendono ciechi nei confronti del futuro. Quindi ridurre il tempo alla diversità porta ad una grande cecità nel futuro. E allora chiaramente qual è il grosso discorso educativo che dobbiamo fare prima con noi stessi e poi col sistema in cui siamo inseriti, no? Che dobbiamo percepirci come individui o come organizzazioni duali che investano sul presente e che investano sul futuro. E ricordiamoci che uno dei motivi fondamentali per cui le organizzazioni possono essere ridondanti è che siano ridondanti gli individui, no? Perché se no si fa il ragionamento, i budget, le condizioni esterne, eccetera, eccetera.
che può avere un senso, però la domanda provocatoria è quanto della nostra diversità noi mettiamo in gioco e lo mettiamo in interazione con gli altri. Ecco, io volutamente, insomma, a parte che abbiamo fatto dei salti abbastanza forti, però ho voluto farvi vedere, insomma, come raccontare, no? Sia pure a livello, come dire, paradigmatico, e non siamo andati nei dettagli perché altrimenti ci vorrebbe un seminario, no? Le condizioni della vita, la logica della vita ci dice molto sulle nostre organizzazioni e sugli aspetti degli individui nelle organizzazioni dei nostri giorni, no? Convinto da questo punto di vista. Beh, quello che si chiama cultura, no? In termini più generali, è la ridondanza, insomma. No, io per esempio all'università ai miei studenti faccio questo discorso, no? Va bene, voi avete una missione contingente, a breve voi dovete passare gli esami e dovete laurearvi, dovete leggere i libri del programma, e va bene, obiettivi a breve, ben specificati, bisogna farlo, cioè bisogna metterci dell'impegno. Però ricordatevi una cosa, che l'università dovrebbe servire, non solo l'università, ma anche la scuola prima, insomma, io lo faccio all'università, a scoprire le vostre passioni. Quindi è chiaro che le vostre passioni possono essere leggere libri che non c'entrano con l'esame, leggere letteratura, andare al cinema, viaggiare, e chi più ne ha, chi più ne metta. Poi c'è chiaramente chi è appassionato di sport, chi è appassionato di musica. L'importante è dare questo aspetto caldo che non senza il quale non ha senso l'aspetto relativamente freddo, no, di dare gli esami. Oggi si parla tanto, no, sapete, poi uno dei grandi dei nostri tempi è Damasio, naturalmente, che ha studiato proprio a livello neurologico, no, le interazioni, no, tra l'emozione e la ragione, no? E quindi se l'individuo non è duale tra ragione e emozione, è esposto come con un dramma alle crisi della vita, no? Perché poi un'altra provocazione, che è la realtà che io faccio ai miei studenti, è di dire: ma voi credete proprio che adesso uscite dall'università e farete lo stesso mestiere, lo stesso job fino a quando andate in pensione? È chiaro che questa è l'età in cui questa cosa è impossibile, e se anche fosse possibile, forse non è fortunato. Poi magari uno fa sempre il medico, ma come cambia il contesto dei medici? Uno lavora sempre, anche chi lavora nello stesso ambito ha un cambiamento di contesto che è perturbante, no? Che poi molte volte è positivo, voglio dire, uno dice l'archeologia. Oggi l'archeologia ha guadagnato tantissimo da metodi tecnologici molto raffinati, no? Ma praticamente ogni scienza, no? Allora, nei momenti, non chiamiamoli di crisi, ma di riconversione, dico agli studenti, vi salverà non le competenze contenutistiche di basso livello, non vuol dire che non servono, no? Ma vi salveranno le vostre passioni, no? E questo è se raccontiamo 1000 storie professionali, no, ci rendiamo conto che oggi la crisi professionale è all'ordine del giorno, e potremmo fare delle indagini. Ma che cosa ci salva nel momento di crisi, che può essere anche nel contesto in cui noi continuiamo a vivere? Non ci salva il nostro specialismo, ci salva il nostro generalismo, che ovviamente non deve essere inteso in contrapposizione con lo specialismo, no? Allora, vi dico un altro aspetto, perché poi chiaramente le neuroscienze sono qua, noi potevamo fare il discorso che ho fatto con la biologia anche con le neuroscienze, no?
Ora, io credo che uno dei libri più interessanti, peccato non è tradotto in italiano, di questo neuroscienziato londinese, McGilchrist, è un discorso che torna sul tema che è già abbastanza tradizionale dei due cervelli, no? Perché noi abbiamo sempre detto, no, che i due emisferi sono due personalità differenti, abbiamo semplificando, no? Abbiamo detto che un emisfero è di tipo digitale, quindi più linguistico, e l'altro di tipo più analogico e artistico. Ecco, McGilchrist parte da questi studi, però dice una cosa più interessante. Lui dice che un emisfero astrae, il che vuol dire, data la sedia, parte dalla comprensione di ciò che è comune a tutte le sedie, e quindi ha una visione, se vogliamo, dal punto di vista filosofico, è stata sempre detta realista, cioè c'è qualcosa di comune a tutte le sedie. Noi parliamo di sedia e ignoriamo tanti aspetti locali. Poi l'altra parte del cervello invece individualizza, e quindi ogni sedia è una sedia particolare. Quindi è chiaro che un emisfero è la base della scienza, che generalizza, l'altro emisfero è la base della poesia, che individualizza. Però McGilchrist dice che le cose funzionano se noi mettiamo in relazione i due emisferi, no? E quindi ci accostiamo al mondo rendendoci conto che si può imparare dalla teoria, no? Che quando noi vediamo una situazione, questa situazione ha dei punti in comune con il passato, no? Perché c'è stata una situazione simile, ma che un errore clamoroso è far collassare la similitudine sull'eguaglianza, perché ogni situazione è anche diversa. E qui vedi, arriviamo proprio al nucleo del pensiero della complessità, perché la complessità impone di mettere insieme qualcosa che paradossalmente sembra opposto. Ma il grande risultato di questi studi è che noi stessi, biologicamente, neurologicamente, siamo due che comunicano. Quindi il guaio succede quando gli emisferi non comunicano. E quindi che esiste un privilegio dell'astrazione, un privilegio invece della individuazione. Chiaramente, se pensiamo all'estremo, le due cose sarebbero patologiche, no? Perché se noi da una sedia non riusciamo a arrivare al concetto di sedia in generale, ci perdiamo nel mondo, e se noi vediamo solo i casi generali e non l'individuazione, non riusciamo a interagire con la continua diversità nel mondo. Ecco, io credo che questo sia un aspetto decisivo di ogni sguardo che noi diamo sul mondo, no? E questo a maggior ragione nelle organizzazioni o nel sistema di cura, no? In cui c'è tantissime procedure che ci impone assolutamente di trattare gli individui nella loro generalità. E questo va bene, non è che sia sbagliato, naturalmente, perché c'è anche un'economia di pensiero, no? Quindi questo discorso non va contro le generalizzazioni, no? Perché è evidente che l'economia di pensiero è necessaria, ma se noi guardiamo le persone solo nella loro generalità e non nella loro individualità, allora facciamo un peccato contro natura, nel senso che noi stessi facciamo un colpo di stato dentro di noi imponendo un emisfero rispetto all'altro. Tra l'altro Gilchrist fa la parte finale del libro, è molto interessante, perché lui fa un po' una storia della mente umana, no? E lui dice che le civiltà
più creative, e lui parla dei greci e parla del Rinascimento, sono civiltà che danno uno spazio equilibrato ai due emisferi, praticamente civiltà in cui i due emisferi comunicano meglio. Chiaramente dà un quadro triste, diciamo così, della nostra società in cui l'emisfero che astrae prende il sopravvento, secondo lui, sull'emisfero che individualizza, no? Ripeto, continua a dirlo in tutti i modi che l'essere umano è questa dualità, poi lui la trova addirittura nei mammiferi, negli uccelli e così via, come condizione neurologica di base, no? Però chiaramente tutte quelle crisi, no, che vi ho detto prima, l'incapacità di pensare il breve e il lungo, no, di pensare l'unità e la diversità, tutti questi temi che in fin dei conti sono centrali al pensiero della complessità, secondo Gilchrist c'è una base neurologica evolutiva fondamentale. E io credo che questo discorso è molto persuasivo, no? Adesso, al di là, voglio dire, dei modelli della neurologia che noi possiamo fare, però è chiaro che la condizione umana è una condizione, no, di medietà, no? Tante volte, no, ci sono degli equivoci, no, su che cos'è il pensiero della complessità, perché alcuni dicono no? Così e anche così, ma non è proprio questo, perché non è una cosa statica, no? È una cosa dinamica, cioè la metafora migliore, secondo me, ma non so di che cos'è il pensiero della complessità, ma di cosa siamo noi, è la navigazione, no? Perché gli antichi sapevano benissimo, per loro la navigazione era molto importante, che bisogna tenere il timone e aggiustarlo in ogni momento a seconda della rotta, a seconda delle influenze esterne. Per cui non c'è una regola sul lungo periodo di come dobbiamo compensare il timone. Lo dobbiamo compensare in tempo reale, e se non lo compensiamo bene andiamo tra Scilla e Cariddi, no? Guardate che una delle prime scienze dei sistemi complessi, voi sapete, la cibernetica, no, no, che è nata durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, mettendo insieme certe proprietà che hanno sistemi tecnologici, tipo i termostati, e i sistemi viventi. Sapete che Kubernetes, in greco, vuol dire timoniere. Quindi il timoniere che usasse una rotta e non reagisse in tempo reale manderebbe la sua nave sugli scogli, no? Tra l'altro in tedesco Steuer, che vuol dire anche governare, no? In senso politico, Steuern sono anche le tasse, perché sono quelle che ci rendono possibili di fare delle cose. È legato all'idea del timoniere, no? Allora capite che essere obbligati ad un'attenzione in tempo reale di quello che succede ci impone di essere lì con la nostra integralità. Non ci possiamo permettere di mettere fuori uso un emisfero, no? Oppure questa visione è macro neurologica. Poi altri esperti di neuroscienze ci dicono che in ogni momento nel nostro cervello ci sono reti neuronali che o si amplificano l'una con l'altra o confliggono l'una con l'altra. Dunque il nostro comportamento non ha una base unitaria, ma una base dinamica molto forte. Ecco, secondo me si sta elaborando, diciamo, nella scienza e nella filosofia contemporanea grandi elementi di consapevolezza, no? Che poi è chiaro che ci sono stati anche nella filosofia classica, nelle civiltà orientali, eccetera, eccetera. Però pensate, no, quante cose che ho detto oggi che a prima vista sembrano dei paradossi, ma come faccio a fare l'uno e l'altro, e come faccio a investire sul presente e sul futuro? Ecco, questa è una sfida ai soggetti umani, intanto in quanto soggetti, ma poi
con i soggetti che vivono in un'organizzazione che ha tantissime pressioni in tempo reale, naturalmente. Perché voi capite benissimo che le perturbazioni nel sistema di cura vengono fuori dall'esterno e vengono fuori da ogni persona che fa parte del sistema di cura, no? E molte volte questa cosa non funziona, cioè quante volte voi sarete stati o sarete divisi tra la necessità di seguire delle procedure o comunque rimanere legati al noto o all'economico, e però avete anche la sensazione che in quel caso li dovete trasgredire, no? E questo, mi dispiace, non è mai una cosa facile, deducibile da qualcosa, no? Poi chi ha più esperienza può farlo, però ci si rende conto che le regole sono una cosa importante, bella e positiva, no? Lungi da me, ma che ogni creatore deve anche trasgredire, no? E immagino che se faremo magari qualche progetto più dettagliato, tutti voi avete delle storie di trasgressione, no? Magari di trasgressione anche rispetto a voi stessi, perché poi è chiaro che c'è un apprendimento reciproco nei contesti di cura, nel senso che molte volte è proprio la difficoltà che si ha con un altro che fa capire che noi stessi possiamo ampliare il nostro ambito di possibilità, no? Allora, chiaramente, io credo che questo linguaggio sia un linguaggio che può aiutare a ripensare la propria esperienza e le proprie sfide professionali non come qualcosa che capita, è capitato, la crisi, no? L'emergenza non nel senso di un nuovo sistema, ma l'emergenza nel senso che le cose vanno male. Però questa è la condizione umana, non è un momento per dire come sono sfortunato o non ho capito delle cose, no. È la condizione in cui noi siamo gettati e rispetto alla quale dobbiamo agire in tempo reale. Allora, se c'è un discorso che ha senso, è che non è che le scienze fondino la nostra attività professionale, le scienze non fondano niente, però dalle scienze oggi sta venendo fuori un'immagine del vivente, dell'umano, che è molto in consonanza con la nostra vita professionale e anche con la vita personale, no? Allora, sapendo che noi ci possiamo rivolgere alle scienze non più come un tribunale che ci dice cosa dobbiamo fare, no? Perché poi questo è il difetto che distingue la scienza dallo scientismo, no? Lo scientista dice le scienze sono dei tribunali, dobbiamo ispirarci a quello che ci dicono, no? Le scienze non impongono alcunché, ci danno però una ricchezza di modelli e di esperienze che forse possono fecondare i nostri punti di vista nel momento in cui certe volte noi ci rendiamo conto che che la nostra società è relativamente squilibrata rispetto a certi aspetti, che elimina certi aspetti che invece sono fondanti dell'umano, no? Almeno questo è il mio punto di vista, poi ovviamente ci possono essere mille interpretazioni sulla relazione tra la complessità, la scienza e l'umano, ecco, ma io credo che su queste cose dobbiamo riflettere a lungo. Ci sono interventi? Beh, innanzitutto voglio ringraziarla perché insomma, questa sera mi ha aperto una finestra sull'idea di ok, ma cosa significa? Cioè, a cosa serve sapere le cose? Serve metterle insieme, metterle in relazione e far nascere nuove idee. E lei mi ha dato una dimostrazione incredibile questa sera, quindi grazie per questo. È stata davvero una relazione che è andata nella direzione di un isomorfismo rispetto alle cose che ci stava dicendo, dal mio punto di vista. Allora, io aggiungo un altro elemento, tanto vengo registrato, ma poi speriamo di continuare. Che apparentemente, perché sono stato stimolato da questo, a cosa serve sapere le cose, no? A cosa serve?
Allora, vediamo una piega storica drammatica dell'Europa recente, no? 1940, no, voi sapete tutto che l'Europa era praticamente tutta quasi invasa dai nazisti e che anche l'Inghilterra rischiava di arrendersi. E gli storici ci dicono, semmai c'è stato un momento in cui gli individui hanno contato rispetto alle tra virgolette masse, è stato quel momento, perché se non ci fossero stati Roosevelt al governo degli Stati Uniti e Churchill al governo dell'Inghilterra, le cose molto probabilmente sarebbero andate molto diversamente. Allora, voi sapete che sulla personalità di Churchill è stato scritto tantissimo e penso che avete visto anche gli ultimi film, tipo L'ora più buia e Dunkirk, no? Perché, vabbè, a proposito di discontinuità, Churchill nel 39 era considerato finito, bollito, isolato, beone, ubriacone, chi più ne ha più ne metta. Un anno dopo tutta l'Inghilterra era con lui. Ma forse la storia di Churchill non è tanto nota, anche se ci sono delle bellissime biografie. Perché? Lui, nonostante che nasce da famiglia molto ricca, suo papà era deputato, sua madre era una bellissima donna americana, soffre tantissimo perché i genitori non lo considerano, perché sono troppo impegnati nella vita mondana. Quindi lo mollano una bambinaia. Poi lui ha episodi gravi di bullismo a scuola e per di più non solo il bullismo dei compagni, ma anche quello dei docenti che gli dicevano che era una nullità e poi facevano anche delle punizioni corporali. Bene, lui è riuscito a mantenere la rotta, un po' grazie a una bambinaia, un po' grazie a una grandissima passione per i soldatini. Ha deciso di andare nell'esercito, ma quando è andato nell'esercito, che cosa ha fatto? Ha letto tantissimo, ha letto in India nel 1896, ha letto Aristotele, Platone, tutti i classici greci. Lui non era laureato, naturalmente. Comunque lui ha letto tantissimo, probabilmente perché gli serviva per equilibrare la sua identità, no? Bene, lui poi, vabbè, vale anche la memoria, è chiaro che abbiamo anche, però lui ha proiettato tanta passione su quello che leggeva che per dire nel 40, quando aveva in mente ben altre cose, faceva delle citazioni all'impronta di Aristotele, i suoi collaboratori non ci credevano e andando a verificare dice, ma sì, ma ho visto che c'è su Aristotele, ma te quando l'hai letto sta cosa? Nel 1896 a Bangalore. Voi capite che qui c'è una grandissima passione, no? Una passione fine a se stessa, no? Perché lui si è preparato per un momento critico che poteva non venire. Questo è il concetto manageriale fondamentale. Lui sperava che venisse, solo che è venuto ancora più al di là delle sue aspettative, no? Quindi quando è successa quella crisi terribile, no? Poi sapete che lui ha fatto certi discorsi così ben curati, perché lui dedicava tanto tempo, in cui ha messo dentro tutta la sua cultura degli ultimi 45 anni. Infatti L'ora più buia si chiude dicendo che lui vince grazie alla lingua inglese, no? Perché poi leggeva Gibbon, insomma aveva tantissimi modelli, e poi lui ha scritto più parole di Shakespeare, che Shakespeare non è proprio una piccola cosa. Allora, nessuno di noi è Churchill, però qual è il discorso che ci impegna? Ci impegna il fatto che noi dobbiamo pensare di essere all'altezza dei momenti critici. E i momenti critici non significa salvare l'Europa, no? Magari a qualcuno di noi potrà succedere, ma auguriamo di no, che insomma le cose vadano meglio e che nessuno di noi
deve fare un momento critico di così alta levatura. Però momenti critici, non sappiamo a che livello, ci possono capitare, momenti in cui la nostra decisione è decisiva. Bene, se la nostra cultura non si prepara ai momenti critici, qualunque essi siano, e possono essere anche ripetuti di livello molto meno importante di quello che ho detto, è chiaro che noi rimarremo bloccati, no? non riusciremo, se noi non ci prepariamo per qualcosa che non sappiamo se e come succederà, e questo è il paradosso, no? Della cultura, noi ci prepariamo a qualcosa che, ma questo qualcosa non sappiamo che cos'è, ma ci sarà sempre, e se non ci sarà nella professione, cosa che credo ci sarà sempre nella professione, ci sarà con i figli, ci sarà con i genitori, ci saranno tantissime cose. Quindi la cultura, intesa nel senso ampio che dico coltivazione calda delle nostre passioni, è il momento decisivo per proiettarci sul futuro, perché una cosa che dobbiamo dimenticare è che noi il futuro non lo possiamo controllare, quindi non sappiamo nemmeno il livello delle sfide che ci capiteranno, ma senz'altro sappiamo qual è il farmaco, cioè la capacità formativa di quello che dobbiamo fare. E ripeto, quando parlo di cultura, io sto usando una visione estremamente generale, che vuol dire ricchezza di linguaggi, no? Perché poi i neurologi ci dicono un'altra cosa piacevole, cioè che sì, è vero l'Alzheimer, la vecchiaia e tutte queste cose qua, però se c'è un modo per mantenere il cervello più vitale, diciamo così, è fargli fare più connessioni neuroniche. Ora, come avvengono più connessioni neuroniche? Grazie al fatto che siano in gioco linguaggi e esperienze di natura diversa, no? C'è un mio amico medico che ama moltissimo l'arte, allora lui rompe le scatole ai medici, dice: andate a vedere le mostre d'arte, andate a vedere Marina Abramovic, è così, ma non è detto che tutti dobbiamo amare l'arte, no? Ma ci sono mille modi, e questo è l'interessante, per creare reti neuronali non banali, no? Perché poi voi capite benissimo che se noi continuiamo a utilizzare le stesse reti neurali, intanto il cervello invecchia la prima, ma poi creiamo un'autoreferenzialità che ci rende sempre più ciechi nei confronti di quello che avviene vicino a noi e lontano da noi, no? Ecco, quindi io credo che non bisogna, cioè il termine cultura, come tanti altri termini, educazione e formazione, sono un po' logori. Però se ci ridiamo una nuova vitalità e se lo pensiamo come passione per la pluralità dei linguaggi e delle esperienze umane, no? Noi riusciamo, come dire, a mettere insieme la piacevolezza di certe cose e la necessità di apprendimento per noi professionisti, no? Quindi rendetevi conto che senza, voglio dire, sentire con pesantezza queste cose, ma qualunque momento in cui noi sentiamo una passione, questo è decisivo per il nostro percorso futuro. E tanto per dirne, parlare di rete, di sistema sociale, è chiaro che noi, inserendo qualità in noi stessi, inseriamo qualità nel sistema sociale. Questa è una cosa importantissima, no? Perché noi abbiamo certe volte il senso dell'impotenza nei confronti di certe tendenze sociali, ma la società è fatta da reti, e se noi siamo attori di queste reti, ecco che quello che la qualità che noi diamo sul locale può espandersi anche a livello molto più ampio, no? Perché, ripeto, la sanità di un sistema dipende dalla qualità e dalla quantità delle interazioni che ci sono. Allora, se noi collassiamo su un solo linguaggio,
uno vale uno, ma nel senso negativo, no? Cioè, noi siamo, abbiamo poche interazioni con gli altri. Se noi siamo molti, attiviamo anche i molti che sono davanti a noi, e quindi la qualità sociale aumenta, no? E questo credo che, poi ragionando con gli studenti di servizi sociali, sia uno dei temi più centrali. Va bene, insomma, come capite, questo è un itinerario in divenire, una bella avventura, insomma, io lo faccio dal mio punto di vista, però credo che anche voi, riflettendoci, secondo me avete narrazioni, un diario di bordo molto ricco, ecco. Una volta vorrei sentirlo, ecco, grazie. Mi ha colpito molto, buongiorno, mi ha colpito molto che noi relazioniamo con molti che siamo dentro di noi. Beh, io mi ci trovo proprio dentro questa cosa qua da tempo e pensavo di non essere normale, perché molte volte penso che non sono solo, ma sono dentro di me, c'è, siamo in tanti, 50, 100. Ma proprio perché anche soltanto quando a volte io viaggiavo di notte, alle 2-3 di notte, ma in un'ora, due ore arrivavano tantissime cose e completamente diverse. Comunque nella mia vita io ho fatto parecchi tipi di lavoro, ma c'è stato un momento in cui io dovevo smettere quello che facevo, ma non perché avevo la sicurezza di fare altro, non facevo nulla e aspettavo che arrivasse qualcosa di diverso, ma qualcosa che io non sapevo neanche come poter fare quelle cose. Eppure li facevo, iniziavo e andavano avanti 5-10 anni. Però dopo un po', dopo 5-10 anni, io dovevo cambiare di nuovo. C'erano delle cose che mi portavano a cambiare. E molte volte nella mia mente si formavano delle cose che capivo che certe cose andavano fatte in quel modo lì e basta. E fra i vari lavori che ho fatto ne ho cambiati tantissimi, dalla cosmesi alla produzione di alimenti, produzione proprio di cosmetici, produzione di integratori alimentari, ma io sono stato male due volte nella mia vita, nel 2000 con un tumore che mi aveva dato 15 giorni di vita, e io capivo che dovevo firmare, uscire, andare via e curarmi da solo. Ciò l'ho fatto e da lì ci ho messo un anno e passa a guarire. In quell'anno io ho prodotto tutta una serie di prodotti che non ero neanche in grado di poterlo fare. Evidentemente tutte queste connessioni che arrivavano alla mente mi hanno permesso di fare questo. La stessa cosa mi era successo due anni fa, proprio qui all'ospedale di Biella, ricoverato e mandato. Io poi ho firmato, sono uscito, mi ha detto che non sarei arrivato alle 9 mattina, che sarei morto. Beh, io sono arrivato a casa, la mente ha cominciato a lavorare, tutto si è messo in moto e la notte stessa ho cominciato a fare dei prodotti, delle cose che io sono ancora qui, ancora adesso. E questa cosa, quando il professore diceva questo, mi ha colpito moltissimo, perché mi ha portato proprio dentro alle cose che sento, che ho. Va bene, grazie. Grazie. Beh, non è una grande pubblicità per questo ospedale, insomma, anche noi siamo bravi, se posso dire con una battuta, e mettere insieme le due parti di cui parlava il professore. Posso dire una parola anch'io? Io non sono medico, io non sono nessuno, vengo soltanto perché so che il professor Alastra ci sa fornire delle cose incantevoli. E questa sera parole di incanto, di fascino, e la paura di uscire da qua, perché ci ha creato un'isola meravigliosa. Allora, continuità e discontinuità. In una vita lunga, e la mia è una vita ormai lunga, ho visto crollare tante certezze e tanti miti. Quello della cultura, ad esempio. Ero sicura e certa che la cultura fosse importante, considerevole. Negli anni ho visto invece via via dare sempre più importanza alla specializzazione, al piccolo visto sotto ogni suo aspetto. Ormai mi riesce persino difficile fare conversazione, perché tutti sanno un argomento in un modo preciso, puntuale, proprio con tutti i particolari.
Io ero abituata al concetto che sapere significava sapere, e poi casomai andavo a vedermi su un'enciclopedia, adesso c'è internet, cioè i particolari. Questo però veramente è stato travolgente, perché mentre qui ho sentito queste cose bellissime, mi chiedo se fuori di qui le potrò ritrovare. Lei per fortuna queste cose le porta avanti anche all'università. Possiamo avere la speranza quindi che questi nostri giovani smetteranno di essere così volti al particolare? E per carità, poi quando mi ammalo mi piace molto avere i medici specialisti, mi piace tantissimo, però ecco, cioè che sia finito questo periodo buio in cui conta più, anche la scuola è diventata l'esempio tipico, no? Le specializzazioni e così via. Allora questo squarcio di luce, lei che addirittura ci parla di partire dalla civiltà greca, i dinosauri, poi una volta le racconterò la mia esperienza con i dinosauri, la civiltà rinascimentale e così via, queste cose bellissime. Possiamo davvero sperare che nella medicina, nel mondo che ci circonda, potremo ritrovare un bagliore di queste cose e trovare magari nel medico di fronte a noi, oltre che lo specialista, la persona che va a vedere le mostre? Grazie. Beh, posso rispondere velocemente? No, facciamo... Quando lei ha difficoltà nella conversazione, le deve dire finirete come dinosauri, no? Io sopravviverò e voi no. No, ma qual è il grosso problema? Che la specializzazione è adatta sui tempi molto brevi, no? Mentre se si vuole fare un sistema di civiltà che prosegua, è chiaro che ci vuole, chiamiamola adesso con queste semplificazioni, cultura. Ma ripeto, specializzazione non è il contrario della cultura, è sapere che anche andare a cercare dal proprio territorio le relazioni giuste, no? Per cui il problema non è che c'è una contrapposizione tra lo specialista e il non specialista, ma è interna agli specialisti, cioè ci sono gli specialisti che hanno la testa ben fatta e che cercano relazioni e quelli che si chiudono in se stessi, e questo è il problema fondamentale. Allora è chiaro che c'è un problema antropologico, perché molte persone hanno un impulso territoriale, no? Siccome non sono Giulio Cesare o Alessandro Magno che dominano il mondo, fanno il grande impero, allora però avendo la sindrome di Giulio Cesare e di Alessandro Magno vogliono dominare un piccolo territorio. Però capite che è un paradosso questo qui, perché più restringi il territorio e più sei soffocato come soggetto creativo, quello è chiaro. Dopodiché ognuno, ecco, i guai succedono quando poi metti delle regole nei nostri sistemi educativi che non funzionano. Allora ve ne dico una, no? Che in certi concorsi universitari per i ricercatori d'oggi viene valutata la bibliografia esaustiva sull'argomento. Ragazzi, oggi che si scrive su ogni argomento una qualità, una quantità di cose, è evidente che la biografia esaustiva non esiste, no? Quindi fai perdere tempo a tantissima gente molto brava che deve poi andare a scartabellare, perché poi c'è tutto un sistema di citazioni incrociate, no? Per cui te citi un altro autore, sei citato e hai dei vantaggi, eccetera, eccetera. Poi siamo arrivati al paradosso di qualcuno che dice io mi sento in colpa quando leggo qualcosa che non c'entra col mio settore. Beh, queste sono patologie, diciamocelo, pensando chiaramente che ci sono delle ragioni per cui è successo questo, però non dobbiamo dire che è la normalità. Ci sono delle patologie, chiamiamole culturali, formative, universitarie, accademiche, no? Come voi curate nei contesti, come dire, la salute fisica, bisogna curare anche la salute sociale e culturale, no? E quindi è chiaro che siamo un po' tutti impegnati
Comunque è chiaro che di dinosauri in giro ce ne sono tanti, ecco, insomma, il problema è che nemmeno i dinosauri erano così limitati come certe persone, no? No, io trovo deleterio che l'attuale percorso di training della carriera universitaria sia dato da quei difetti di cui stava parlando.